Eccoci qui, sistemiamo un po' il microfono. Bene, buonasera, buonasera a tutti. Stasera continuiamo il draft, come già anticipato più volte oggi. Speriamo di andare bene. E tra l'altro prima stavo facendo delle prove perché giustamente mi vengono in mente le cose appena 10 minuti prima, no, di far partire la live. E, sto provando l'inquadratura della webcam dalla TV qua in alto. E devo dire che secondo me per fare alcuni format, possiamo dire così, potrebbe saperne. C'è un po' più di visuale ampia, dal basso si vede un po' di più il tavolo. Anche per fare gli unboxing, quelle cose lì, secondo me risulta carino, per parte il fatto che magari in quel modo si possono sfruttare due telecamere molto, molto, molto meglio. Comunque, oggi, come avete visto, tra l'altro, sulla pagina, stamattina sono riuscito, ho messo, sono deciso di mettere la live di martedì su YouTube. Adesso devo capire bene con che tempismi più che altro metterle su YouTube, perché comunque stavo pensando, comunque qua su Twitch durano 2 mesi nel post broadcast. Magari aspettare, non so, una settimana, però poi dipende, perché tipo qua c'era il continuo del draft, quindi ci stava metterlo stamattina per far vedere magari a chi è più avvezzo a YouTube piuttosto che a Twitch, diciamo dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati, per chi non c'era, che ne avevamo perso le prime due di poco, di molto poco. Tutte e due erano proprio sul filo del rasoio. E la prima bastava un turno in più, avremmo vinto. La seconda non ricordo bene, sinceramente. Ah no, sì, anche lì l'avversario aveva c'era un danno letale suo, che perché ero a 6 punti vita, lui aveva un 6-7 volante, l'ho lasciato attaccare e poi gli avevo dato -3-3. In quel modo, se lui non avesse avuto risposte con le creature che ci rimanevano dopo, avremmo potuto attaccare e vincere. Purtroppo lui aveva in mano, giocava verde, il +4/+4 fino alla fine del turno, e quindi mi ha essenzialmente counterato il -3/-3, permettendogli di vincere. E mentre l'ultima l'abbiamo vinta, abbastanza, non in scioltezza, però diciamo le nostre carte alla fine, quando avevamo tutti e due poche carte in mano, avevamo quasi il top deck. Le mie carte, il suo era un mazzo molto aggressivo. Chiaramente io ho fatto un blu-nero. Le mie carte erano molto più forti nel late game, soprattutto le vampire che fanno 3 dan, 3 drain e quelle cose lì, diciamo, ci hanno permesso di vincere quella. E speriamo di. Perché il mazzo funziona, cioè quelli che abbiamo perso veramente persi per un turno, per il fatto che il limited, diciamo, è molto più imprevedibile di un constructed. Quindi passiamo subito. Ah, qua ho già tutto aperto, chiaramente mi metto in cuffia e poi faccio una cosina molto carina che ho scoperto, che purtroppo non credo di poterlo automatizzare quando passo da una scena all'altra, però possiamo un attimo ingrandire su di me, così. Anche sono ah, sono già al massimo, come possibile? Prima ero già. Boh, va bene. Comunque, così non sono troppo piccolo, ecco, diciamo così. Ok, per farvi vedere intanto il mazzo, qua riprendiamo.
Il muro di nebbia è stata la mia scelta per la copertina, diciamo così. Allora, abbiamo due vampiri di questi, anche se in realtà mi sa che ne abbiamo di più. No, ne abbiamo piccati giusti due. Questo qua è molto forte, un parino, e poi ci fa andare avanti, cioè, se non addirittura vincere. Anticipate, due disperdere, due muri di nebbia. Come vedete, è molto. No, non è aggro. Un valzer macabro per prenderci in mano le creature eventualmente che ci muoiono. Pietra alla macina perché l'ho vista, ho detto no, non posso. Non posso. No, no, no. Non prenderla, e poi alla fine si è rivelata effettivamente, diciamo, adatta. Un counter, questa che è molto forte. Vampiro 2-2 volare che fa sempre drain, che non è male. Unico splash rosso. Comunque giochiamo un buon numero di istantanee stregonerie. E in più un volante. Eventualmente può diventare uno 0-4 volante. È comunque un buonissimo difensore. Aerosorvegliante per pescare essenzialmente. Questo perché è un volante. Due di queste per rimuovere. Due di questi perché sono comunque dei 4 di forza. Anche se stanno indietro, comunque qualcosa è probabile che ammazzino. E in più in attacco sono difficili da bloccare. Rimozione. Due sovrane vampire. Che secondo me solo questo vale la pena. E due serpenti, che anche questi sono buoni bloccanti ed eventualmente possono chiudere la partita piuttosto velocemente. Questa mana base, sette isole, sette paludi, due montagne, perché non mi fido, diciamo così, non abbiamo nessun tipo di mana fix, quindi preferisco piuttosto giocare una montagna in più. E un lago dell'altopiano che tra l'altro era stato un early pick in una booster che abbiamo detto boh, non c'è niente, sappiamo che siamo nel blu, metti che sbustiamo una bomba tipo Bolas o cose così, prendiamo il laghetto, alla fine si è effettivamente è risultato utile. Quindi direi di partire, non abbiamo toccato niente, e speriamo di andare avanti al massimo. Vediamo cosa fare. Non facciamoci la testa subito. Giochiamo. Ah, tra l'altro ho attivato quello che qua su Twitch dice che cioè dice essere la modalità in streaming con pochissimo ritardo. Quindi, boh, mi direte voi se è così. Diciamo adesso io guardando non noto questa gran differenza di latenza, diciamo, tra quello che vedo qua e quello che vedo nello schermo secondario. Ah, questa è bruttina. Allora, ok, che possiamo giocare lui subito. Ma questa è inutile e questi non li possiamo lanciare. Quindi mulligherei considerato che noi peschiamo pure e scraiamo. Facciamo un mulligan. Questa la terrei. Questa la terrei. Abbiamo anticipate nel caso non vedessimo la terra. E abbiamo i drop giusti. Muro di nebbia, muro di nebbia. Teniamolo. Tanto lo peschiamo. Non mi pare una brutta cosa. Al massimo lo giochiamo nel momento del bisogno. Non è il caso giocarlo quando l'altro non ha niente. Mentre il vampiro ci sta. Ne abbiamo comunque due. E può prendersi una rimozione, magari, non lo so. Vediamo. E lui gioca verde e ci sta pensando un po' troppo. Xavier Black Silver. Bel. Sembra quasi il nome di un personaggio reale. Potrebbe essere di Magic. Allora, no, verde bianco basta. Ok, va bene. Nulla di eclatante.
Farei anticipate per prendere la terra io, perché non rischierei oltre. Passa il turno. In hand farei un anticipate per la terra. Se avessi pescato adesso sarebbe stato bello perché avremmo già potuto attivare il neonato. Però ho paura che la... immaginavo. Immaginavo. Risolvi, abbiamo il muro di nebbia. Eventualmente per lei ci prendiamo 3 danni. Non blocchiamo. Facciamo anticipate. Per un altro vampiro. Per terra. Le altre due effettivamente non ci sarebbero state così utili, al contrario di questa. Ottimo. Direi che... a questo punto facciamo il muro di nebbia che tiene a bada la signorina. Basta che non diventi ancora più grossa. Facciamo così. Sempre questo suono incredibilmente, non lo so, catastrofico per questo muro di nebbia. Però allora. Con 4 cosa... Ok, ci va bene. 2-2-2 non sono affatto un problema. Lui attacca perché comunque voglio guadagnare vite e lo capisco. E ci può stare. Ecco, questa non è la pescata che volevamo. Farei un aerosorvegliante per pescare possibilmente una terra. Direi che è la nostra occasione di non vedere la terra, ma vedere un meno 3, meno 3. Che comunque costa 4. Dove sono le terre? Nel gioco comunque 17. Perché su sti mazzi aura? Mannaggia. Ok, va bene, abbiamo capito che guadagni vite come se non ci fosse un domani. Lui fa una cosa del genere, noi facciamo... Ci prendiamo 3 danni. Sì. Siamo costretti a far così. Beh, in realtà però no, non ci serve adesso, facciamo così. 32. Ok, quarta terra va benissimo. Va veramente bene. Sta passando come una terra, non riusciamo, no, a far niente. Potrei fare la pioniera per eventualmente un double block su 2-2. Oppure spore per distruggere quello, ma poi... dobbiamo sperare di vedere la... Sì. Tengo bloccante. Bloccante qua. Distruggo la cavalleria. Sperando che magari butti qualche aura. Così in risposta facciamo un 2x1. E vediamo, speriamo. Potrei quasi attaccare con la sorvegliante. Ma no, non si sa mai. Non ha... Cioè, nel senso non porterebbe quasi a niente. No, vuole... Oh. Ah. Porca miseria. Ok, possiamo comunque pararla con il muro. E questo ci va bene. Il fatto che guadagni così tanta vita è l'unica cosa che mi preoccupa. Però si sta svuotando bene la mano. Vabbè, questa non è affatto un problema. E ha una sola carta. Allora, blocco. Facciamo così. Facciamo così. Vediamo se fa qualcosa in risposta. No, noi uccidiamo lui.
E dobbiamo vedere la quinta terra. Dobbiamo vedere la quinta terra. No. Ah, perché adesso questo lo fa diventare un 5. Dobbiamo vedere la quinta terra. Male, molto male. Giochiamo lei. Facciamo Faranti. Non attacchiamo. Adesso si può riprendere in mano quello, a meno che abbia qualcosa in mano. No, ha una terra, quindi lo fa. Quindi ora un 5. Contravolgere. Chiaro. Ci basta la quinta terra, facciamo 4 per 1, facciamo. Facciamo un 4 per 1. Ah no, lo dà lui. Ok, non l'avrei fatto. Blocchiamo lì. Triplo blocco. Ma perché no? Tanto mi ucciderei volanti, ma direi di sì. Ma con uno bianco non credo faccia niente. Ti tolgo una creatura. Va bene. Sì, uccidi volante. No, uccidi. Ah! Ottimo! Non... Disperdere aiuta molto. Disperdere aiuta veramente tanto a prendere tempo. Qua abbiamo. No. Allora, attacchiamo col volo. Adesso possiamo permettercelo. Possiamo assolutamente permettercelo. Termina il turno. Lui può fare ancora tutte le sue cose. Riprendersele in mano per giocarla. Un ragno gigante. Ah, va bene. Va bene. Mi sa che durerà un po' questa partita. Se dobbiamo vincerla picchiando. 39. Ah. Però ce le siamo gestite molto bene. Questi bloccanti ci hanno veramente salvato. Prego, facci pure. Ok. Vediamo cosa fa. Attacco quattro sei, quasi sicuramente. A questo punto gliela rimbalzerei, così perde due aure. E dopo eventualmente abbiamo la carezza del Lich. E non guadagna vite. Vai, rimbalzino. Perfetto. Si è tappato fuori, non può rigiocarla. E due turni ce li siamo salvati. E iniziamo la lenta agonia per vincere. Ma però se peschiamo solo queste cose qua non. E iniziamo a giocare a lui. Poi questo. Chi c'è? Ovviamente vuole attaccarli a lui. Non lo so. Giochiamo lui che è come se facessimo anche l'attivazione del vampiro. Alla fine. Iniziamo a riprenderci un po' della vita che ci è stata tolta. Qua si prospetta una lunga partita. Se vedessimo. Va bene. Meglio lui che la vampira sovrana. Sicuramente. Certamente.
E queste cose sono fastidiose perché continuano a tornare. È come se avesse due carte in più in mano. Quasi. Circa, molto circa. Ottimo, spore soffocanti. Potrei baitarlo. Ma non si farà sicuramente fregare. Quindi meglio farlo nel suo turno eventualmente. Anzi, addirittura sulla cappellana, così non guadagna più. E siamo a posto. E poi la carezza del Lich andrà sul ragno. Yes. Nessuna creatura attaccante. Termina. Poi così col Valzer Macabro possiamo riprenderci in mano sia quello che fa pescare sia quello che fa Tottero. Che non è. Oh, perché? Perché continua. Ah no, la carezza del Lich andrà sulla cappellana. Certo. Buonasera, Dizzy. Va bene. Mi sta bene. Combat. Vediamo un po'. Ah, Dizzy, grazie mille. Grazie infinite. Ah, come avete visto, ho messo MTG Bot, che è una utility abbastanza carina anche per cercare i testi delle carte direttamente in live. Dopo, torno nella pausa, cioè dopo questa vi spiego un po'. Qualcosina di base. Allora, blocco, blocco, non preoccuparti. Tu vai qua. Tu vai qua. E tu vai qua. E così ammazziamo questo ragno. L'hanno fatto? L'avevo cercato un po' di tempo fa e non c'era ancora. Oh sì, la quinta terra. Al massimo me lo passi in privato. Se c'è davvero la don, subito. Perché sono veramente comode quelle cose lì. Allora, carezza del Lich sulla signorina. Torniamo a 19. Attacchiamo. Ok, adesso dobbiamo buttarlo giù di 40 vite. Perché so che c'è per Hearthstone. So che l'avevo cercato. Se c'era per Arena. Ma non l'avevo trovato. No, no, lo so che non ce l'hai te. Ma se magari pensavo avessi già il link. Adesso questa cosa qua continuerà. Vabbè, però finché ha creature che posso bloccare e non hanno lifelink va più che bene. A questo punto combat. Ah, lui dice ah, così non blocca, invece giochiamo il ciccione. Bellissimo. Non l'avevo. Allora lo cerco, lo cercherò sicuramente. Lo cercherò assolutamente. Magari sì, se c'è davvero quella possibilità di far draftare la chat, veramente tanta roba. Si può organizzare il draft dalla pagina. Veramente figo. Allora, lui diventerà un bloccante. Lui diventerà un bloccante. Purtroppo. Potrei già fare Valzer Macabro e buttare il draghetto. Anche se. Oh, potrebbe essere lui quello che ci fa chiudere la partita. Oppure no.
che così ci teniamo sia counter che il vampiro. Iniziamo a fare almeno due danni a turno. Vediamo un po'. Allora, attacchiamo. Boom, termina. Adesso dobbiamo grindare. Le cose pericolose. Guadagna 3, va bene, non ci interessa. Sei tornato a 41, va bene, ok. Inutile, puoi risolverlo. Se attacchi muore, qualcosa muore, non penso ti convenga, infatti. E invece è il mio turno, iniziamo. Pian pianino. 40-20. Ricorda qualcosa del 40 vita, davvero. No, il draghetto lo otterrei, è quello che ci farà vincere. Teniamoci indietro. Che brutto mazzo. Eh sì. Però sono riuscito a gestirlo. Il problema è che noi. Perché mi sto tenendo questo in mano? Perché penso sia l'unico modo per chiudere la partita velocemente. Grazie mille, Mr. Panda Pappi. Bel nome. Allora, noi stiamo indietro, non abbiamo motivo per attaccare però, se non per ammazzarlo quando gli mancheranno 4 punti vita, o 5 in questo caso, o anzi 6. Ma mi sa che avverrà tra un bel po' questa è la situazione. Vediamo. Tanto sei al top deck, io ho dei counter. Eccolo, da mettere. No! Ha senso counterarlo? Secondo me no. Facendo diventare automaticamente un 40 turni clock. Però. Prego. Tra l'altro, no, meglio. Valzer Macabro me lo riprendo, pesco. Detto se proprio vogliamo. Tanto sta lui, sì. Ok. Abbiamo comunque win condition, cioè. Lui ormai è ribattezzato win condition. Oh sì! Fonte rossa! Subito! Potrei. Ho 7 terre. Potrei fare valzer. No, non lo faccio valzer, ma perché dovrei scartare. No, 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 no. Prego. No, 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 no. Non attacco. Termina il turno. Ok. Ci siamo. Posso cattare una delle creature che ti riprendi? Ah, eventualmente. Un muro di liane con raggiungere. Chi se ne frega? Parerà il primo attacco. Va bene. Non lo vedo un problema. Vabbè, guadagni una vita. Prego. Diciamo che finché non è un mega ciccione con travolgere, possiamo anche non neutralizzarlo. O una removal. Ok, sta pensando di attaccare? No, bravo, bravo, sai giocare, possiamo dirgli. Vai, due. Il nostro solito dannino, in realtà è più il guadagnare noi, ci porta sempre più fuori range da eventuali cose che vanno male. Ok, cosa devi fare? Niente. Tocca a te, che brutto in italiano. Che lo gioca. Quello. Qua sul fisso lo gioca in italiano. Sul portatile ce l'ho in inglese.
Allora, pronto. Si è incantato. AFK. Ha capito anche lui quanto durerà questa partita? Ok. Un altro muro. Bene, draghetto sia. 1, 2 e 3. Ecco, tipo, dobbiamo fare valzer e scartare muro di nebbia. A questo punto. Appena, cioè, ci stavo elaborando il pensiero mentre tu hai scritto, Soul. Sì, diciamo, a tuttora non ci crea vantaggio prendere alla fine dei 2-2. Vabbè, anche se fanno effetti quando entrano. Quindi sono d'accordo, d'accordissimo con te. Adesso pesca Plummet, abbiamo il counter. Diciamo, direi che siamo piuttosto coperti. La terra va benissimo e l'avete tenuta in mano per bluffare. Ci sta molto il bluff, soprattutto in draft. In draft possono veramente è uno dei pochi formati limite di cui puoi fare un buon uso del bluff. Ne ha davvero due? Ne ha davvero due o fa finta solo per rimescolare? Ah, infatti, perché? A caso, giusto, perdiamo tempo. VT. Va bene, è il solito nostro piccolo danno. Ah, buono, un altro volante. Oh, ottimo, ottimo. Sta giocando Exploding Kittens. E ha visto che c'era la bomba, dopo ha rimescolato. Giusto, ha fatto bene. Prego. Si schia... No, ma tanto può prendere a 37. Non ha... Perché blocchi? Non ha senso. Ma finché non... No, forse... Vediamo. E intanto il volante, un altro volante ce l'abbiamo, quindi tanto vale giocarlo. Facciamo così. Facciamo così. Punta al mio deck, non ho neanche pescato. Anche per 21, effettivamente. Ah no, ho fatto un anticipate. E io ho pescato di aero. Visto? Subito. Me lo sentivo. E abbiamo pompato il draghetto. Tappa 6 ancora no. Un disperdere. Giusto per... Mi sono dimenticato di fare lui, vero? No, perché non avevo abbastanza mana, giusto. Infatti non mi ha... Due Plummet naturale... Beh, se giochi verde Plummet è probabile che rimanga di main. Perché comunque volanti ce ne sono in M19, in più o meno tutti i colori. Ci sono i draghi nel rosso, i vampiri nel nero, il blu chiaramente, il bianco anche lui ha dei volanti, ci può stare. Combat. E in poi esatto, in più qua c'è la partita singola, quindi ci può stare. Sì. Sì, io di solito se drafto verde e ho un Plummet nel pool, uno lo metto di main. Perché appunto ci sono veramente tanti volanti in M19. Ah, ok.
E il naturalize lo vedo un po' peggio. Ecco, vai, ha capito. E grazie Oppo per non averci fatto, non averti picchiato per tutti sti rank up. Io non ho, il rank va a metà, poi diventa up. Va bene. Ottimo. Very good. Tra l'altro, potevamo. Se in realtà se rimaneva a farsi uccidere, facevamo la quest giornaliera. Sì, io Soul, mi sono giusto lamentato ieri con i miei amici. Il rank non ho, cioè, è rotto, cioè, nel senso, non funziona. È troppo sballato. Facciamo un'altra. Ah, vi volevo dire, facciamo un'altra, facciamo nulla, se si può. Niente, troppo tardi. Amadelli 84. Ho messo MTG bot nella chat, quindi per chi di... Che brutta mano. E gioco per primo? Ah. Comunque, dato che qua... per chi di voi sa cos'è, bene. Sì, nella ladder, io sto dicendo nelle ranked. È veramente rotto. Tipo, l'altro ieri ne ho vinte 5. Ho fatto, diciamo, metà del cerchietto, perché ero all'inizio del rank. Ne ho persa una. Giù, perso tutto. Non sono sceso di rank, però ho perso tutto quello che avevo fatto in 5 partite. E dici, perché? Che senso ha rankare? Che dite? La tengo, sperando di pescare due terre. O no. O mulligo. Siamo on the play. No, ero arrivato a metà. Ero arrivato a metà rank con 4-5 vinte. Ne ho persa una e sono tornato all'inizio. Quindi boh. Io mulligherei. Però abbiamo il muro. No, tengo. Abbiamo il muro e Disperder che ci fa guadagnare eventualmente del tempo. Lui ha mulligato, attenzione. Allora, partiamo di isola. Non lo so. Oh, perfetto. Terza terra e siamo già... Non gioco il muro ancora perché non c'è bisogno. Questi... Ero diamante 4 prima. Ora oscilla tra silver 1 e gold 4. E io ero gold 4. Adesso sono silver 2. Perché tra una cosa e l'altra. Vabbè, passa il tiro. Stiamo lì. Oddio, no, rosso bianco, aia, meno male che c'è il muro. È risolto. Quello lì non è benedetto. Perfetto. Ho creduto nel mio mazzo e lui ha creduto in me. A questo punto, allora, sono solo due danni, io farei l'aerofante, che già fa il drain. E poi il muro servirà per dopo. Vai. Ok, aiuto. Ho cliccato cose. Va bene. Non blocchiamo. Ah no. No. Ok. Anche la addirittura. Addirittura. Ottimo. A questo punto facciamo più danno noi.
Ah, però lui guadagna 1. No, forse meglio. No, giochiamo zombie. Allora, attacchiamo. Tra l'altro lui è bloccato due terre. Attenzione. Andiamo aggressivi. Che tra l'altro lo zombie blocca la cappellana senza, cioè uccidendola senza morire lui. Una delle poche creature che può bloccare senza morire. No, sono triste. Sono molto, molto, molto triste. Va bene. Ok, i muri di nebbia non ci abbandonano. E niente, adesso iniziamo a picchiare col volante. Perché lui guadagna uno a volta, un po' fastidiosa la cosa. Facciamo così. Vai, doppio muro. Why not? Due zero cinque così. Va bene. Staremo. Ah, attenzione, lascia. Che tanto da solo più 2+0. Va bene. Prego. Guadagni pure. No, possiamo fare. Lui l'attaccherà probabilmente a questo. Carezza, non mi pare il caso di utilizzarla adesso, possiamo tranquillamente venirne fuori senza problemi. Non attacco. Penso che lui voglia dare l'ascia al volante per dire se è costretto a bloccare. Vediamo. I muri di nebbia approvati da Tams. Ah no, ha ragione. È meglio metterlo su quello che ha lifelink, effettivamente. Combatti. Che fastidio lifelink. È che la rimozione non la voglio usare ancora. Blocchiamo, è l'unica cosa che possiamo fare. Finiremo come prima, ma sicuro. Ma sicuro. Oh, ottimo. Uso questa su di lei. No problem. A questo punto attacchiamo. Posso usarla su chiunque decide di attaccarmi. Ma si sì, attacca. Penso. Massimo abbiamo il valzer. Ma si sì, attacchiamo. Insomma, almeno che non vada a 40 come prima. Alla fine il falchetto è 1. Se gli dà l'ascia potremmo ucciderlo. Ma non credo, credo che lui voglia guadagnare. Perfetto, ottimo. A questo punto blocco, metti che voglio fare qualcosa. Ha senso? Sì, si sa mai. Ah, visto. Perfetto. Ho fatto benissimo a fare il blocco. Perché oh, così gli uccido il co. E invece. Sì, la Panini ha fatto la raccolta di quelli di Duck Faden, che tra l'altro li trovate sulla pagina che li avevo tradotti tutti al tempo, quando ancora in teoria non dovevano neanche arrivare in Italia. Draghetto. Combattimento. Attacchiamo. La strega di Innistra.
perché in America sono usciti come saghe separate. E io mi ricordo che erano quattro serie. Erano La strega di Innistrad, mi sa che era la prima. No, no, a Innistrad ci vanno più tardi. Non mi ricordo. Cosa mi puzza? La cosa mi puzza. La cosa mi puzza, ripeto. Proviamo, vediamo che cosa vuole fare. Tanto posso fregarlo, vediamo. Sì, dovrebbero esserci due saghe nella prima e due nella seconda. Ah, e poi è uscita quella di Teros, che quella invece non è uscita, non credo sia uscita in Italia. E sono cinque serie. Hanno fatto quelle quattro e poi una. Ah, lo sapevo. Lo sapevo e io faccio così. Ok, prego. Bruciato una carta. Direi che siamo in buona forma. Attacchiamo così, sì. Ah, e a me sembrava fossero che avessero le avessero tradotte tutte. Comunque, se vuoi, sulla pagina, se vai negli album, penso siano proprio i primi album, ci sono tutti già tradotti. È stato il primo lavoro che ho fatto, cioè quello proprio con cui ho aperto la pagina. Quando ancora non diciamo, era la cosa che mi aveva fatto venire in mente di fare le traduzioni. Tra l'altro, perché comunque sono belli, cioè sono carini. Non dico belli perché c'è di me, c'è molto di meglio. Però col fatto che è ambientato tutto nell'universo di Magic è figo. Fastidioso. Sicuramente fastidioso. Ho un altro disperdere. Ho un altro disperdere, quello è il mio. A questo punto attacco così. Ok, termina. Ah, peccato questo vincolo luminoso. Prego minacciare. Va bene. Va bene. Ottimo. Spori soffocanti. Va più che bene. Però non è. Cos'ho qua? Non mi ricordo mai. No, non ho neanche due creature. Niente. Ma grandissimo. Siamo Flawless Victory quasi. Rank up. Che bello, rankiamo. Come si ranka veloci in limited. Ok, monete. Buono, buono, sta andando molto bene. Sono contento. Sono molto molto contento. E comunque dicevo, i fumetti di Dark Faden sono belli. E che il bello è che sono molto migliorati andando avanti, solo che l'ultimo, che è quello ambientato su Teros, poi l'hanno chiuso. Tra l'altro l'hanno chiuso lì con un cliffhanger. E proprio. Vabbè, non lo dico perché. Probabilmente lo leggerete. Comunque, sicuramente Soul, se sei, dato che ti interessa e che hai già preso la versione cartacea, probabilmente lo leggerai. Però, insomma, cioè, rimanici male non tanto per quello che succede, ma per il fatto che rimarrà lì. Non, cioè, finisce con proprio un classico cliffhanger. Che secondo me non era chiaramente voluta la fine del fumetto. Sarà sopraggiunta per qualcosa. Probabilmente non vendeva abbastanza.
Diciamo che di fumetti ce ne sono di molti e di fatti meglio di quelli. Però con questo qua di Chandra, che uscirà quest'autunno e che chiaramente farò in modo di prendere e di tradurre, così da metterlo sulla pagina, sarà disegnato la storia. E i disegni sono di due artisti, cioè uno sceneggiatore e un artista che hanno lavorato anche alla Marvel. Quindi io mi auguro che sia un buon prodotto. Ecco, diciamo almeno un buon prodotto. Ok. Vediamo, no, andiamo avanti. Bruttissima. Mulligan. Non ci penso neanche. Tenere una mano del genere. Lui cosa fa? Karn. Teniamola. Bruttina, però a 5 non la rischio. A 5 perdi. La tengo per il doppio nero, per essere sicuro di avere doppio nero. L'unica ragione. Ok. E noi iniziamo il piano malvagio. Macina. Mulino bianco. Rosso nero. Ho paura, sarà mega veloce, non abbiamo niente. Ah, va bene. No, basta terra, ti prego. Sto già male, sto già molto male. Sì, vo volentierissimo. No, non ho tolto i link. Per ora, diciamo, confido che nessuno mandi link strani, ecco, diciamo così. Grazie mille, veramente. Dopo finita la live me lo guardo. Perché è una delle prime cose che ho cercato. Non appena è uscita, dopo un po' che è uscita Arena, mi sono informato, però ancora non c'era niente. Allora, prendiamo i nostri due danni. Adesso lui giocherà altre robe. Oh, ciao. Ciao, mi serve un muro, un qualcosa. Un qualsiasi cosa, veramente. È fine del turno e noi macelliamo. Mi sa che andrà così questa. Cos'è? No, seriously? Beh, gli abbiamo macellato queste. Terre, 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 solo delle terre. 2, 3, 4. Fortunatamente non ha giocato niente di grosso. Meno male, meno male. Adesso giochiamo. Sì, prendo tutto. Prego. No, sì, meno male che ha giocato due drop a due. Che meno male. Sto tirando dei sospiri di sollievo, veramente. Prego, macini, macini. Macini, grazie. Cosa ha macinato? Un'altra figlia della notte, perfetto. Ora, iniziamo a ristabilire l'ordine sui vampiri avversari e anche sui nostri punti vita. Prendo tu. Tanto ce l'ha lo sparo, lo so.
Me lo sento. Ah no, beh. Meno male, meglio così. Allora, io so che c'è Shock nel formato. E so che c'è quello che fa 4 danni che la ucciderebbe instant, quindi non l'ha ancora giocato per attaccare con tutto. Oh my god. Rimozione. Rimozione. Sorvegliante, sei la mia unica speranza. Guarda, anch'io come la principessa lei la mi affido a dei droidi. Non ha niente che costa doppio blu. Va bene. Ish. Circa. Tanto attaccherà solo con lui. No, non è detto. Però poi ho il valzer. Attenzione, attenzione. Allora, anticipare ci deve far vedere la removal. Non c'è altra soluzione. E mi sa che 6 danni ce li becchiamo. Sì. Non blocco. Più 10, più... No. Ok. Sudo freddo. Sudo molto. Cosa vuoi giocare, amico mio? Va bene, risolvi. Più gestibile di altre cose. Anticipate, please. Purisu. Più o meno. La prendiamo. Prendiamo quello che c'è. Ok. E deve sempre comunque mangiarsi una creatura quando entra. Quindi a me va benissimo. No, non devo attaccare anche qua. Strano. Molto strano. Un, due, tre. Ok, posso fare tutto giocando lei. No, ho sbagliato. Volevo usare il rosso. Così. Bloccanti, voglio dei bloccanti. 3, 4, 5, non è... Però va bene. Combat. Non attacchiamo. Possiamo attaccare con l'aerosol. No, no, non attacchiamo. Dobbiamo scoraggiare l'attacco degli altri. Perché qualsiasi nostro parente uccide le loro cose, le sue cose. Aiuto. Attacco, prego. Certo. Vai di disperdere. Dobbiamo sfruttare il suo costo addizionale, essenzialmente. Prego. Molto obbligato. Adesso lo rigioca, si mangia il goblin, però è sempre una creatura in meno. Tutto sommato. Risolvi. Fine turno. E noi maciniamo. Alla fine... Stecca perde un altro volante che ci permette di fare cose. Ok. Tra l'altro, ecco, questo sarebbe stato un problema. Ok, draghetto. E dopo blocchiamo. E dopo lo blocchiamo cercando di ucciderlo. Sì. Nessuna creatura attaccante. Termina il turno. Ho paura che abbia dei combat trick. Però siamo 11. Conviene tentare. Sempre che attacchi, chiaramente, ma
Esatto, ci toglie due creature. Va bene. Vai, vai così. Ha senso pure lui? No. Così. Forse non ha niente, ti prego. Ti prego, non avere combattuto. Sì. No, aspetta, sì, non è, non è. Ottimo, ottimo, perfetto. Col Valzer ci prendiamo la vampira che fa altri 3 drain e torniamo ad avere il bloccante migliore, la creatura migliore del board. No, 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 non lo accetto. Non lo accetto. Pietra. Non lo accetto. Ok. Ok, valzer. 3, 4, 5. E mi sa che ce lo becchiamo. Va bene. 1 e 1, 2. Scartiamo il vampiro. Giochiamo la vampira, che ci fa guadagnare 3 vite e fa 3 danni all'avversario. Non attacchiamo. Quante carte ha lui? 16. Troppe. Molto troppe. E lui ha attaccato la mano piena. Ha la mano piena. Io ho paurissima. Va bene. Basta cosa con minacciare. Vabbè, due piombi ci sono. Puzza la cosa. Facciamo facciamo. Con la minacciare. No. 5. Ah. Dai, gli tolgo le creature. Cerco di togliere le creature possibili. Così. Ci prendiamo 6 danni. Sì. Così. Sperando in bene. No, con due neri cosa fa? Niente. Non c'è, non esiste niente. Ok. Ah, siamo messi un po' male. Questo diventa un 5. Avrà un colpo di fulmine in mano. Quasi sicuramente. Così. Stiamo così. Non attacchiamo. Tra l'altro mi verrebbe da fare il double block. In realtà è uguale. Tra l'altro, va bene. Va bene. Ah, alla combo per pomparselo per sempre. Ok. 5-6, andremo a 2. Ah, però. Direi che è chiusa qua. Purtroppo.
Sì, io concedo. Uffa. Arrabbiato. Però qua non abbiamo perso, siamo solo saliti di rank, che non è male. Non ho ancora fatto 50 danni, va bene, ottengo il premio. Beh, abbiamo preso un bel po' di monetine. E 300 gemme e una busta. Buste. Almeno bustiamo bello. Sbustiamo bello. Vai. No, zero proprio. Questa non è male, in realtà. E neanche questa. Però un po'. Vomitino, vomitino. Bene. Cioè, insomma, bene. È andato meglio. Meglio di quanto pensassi, in realtà. Peccato, peccato quest'ultima partita, veramente. Sono stati sotto un treno con quel demone. Castato subito. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare questa almeno. Così mi sblocco sto mazzo e vediamo. Facciamo, tra l'altro, no, sì. Vi faccio vedere un mazzo molto 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 carino che ho montato. Che è migliorabile perché ho trovato una lista risalente a prima di M19 con la sua dominaria. Ma alcuni probabilmente lo conoscono. Marwyn Storm. È un mazzo molto buffo. Cosa fa Marwyn Storm? Questo secondo me è carino da giocare in live. Allora, come presuppone il nome, fa lanciare tantissime magie. Perché? Perché intanto prendiamo Marwyn. Dov'è? Lei. Dice quando un elfo entra in gioco sotto controllo, metti un segnino +1/+1. Ok, tappa, attinge un verde pari alla sua forza. Qual è il bello di questo mazzo? Che è mono verde, ma con M19 si può speciare di rosso. Cosa che farò probabilmente o dopo o domani per testarlo. Cosa fa questo mazzo? Allora, intanto deve giocare Marwyn. Se rimane viva. Che è sempre questa la grande incognita, per un turno, ha tutte queste spell verdi che potenziano e stappano la creatura. Quindi, tu usi Marwyn, attingi mana, per esempio, giochi questo, prende +1/+3, la stappi, la ritappi, attingi più mana di prima, inizi a fare varie dono della crescita, +2/+2 la stappi o +4/+4 la stappi. La ritappi così, fai un po' di mana. Poi giochi competenza di Rishkar. Peschi carte per la forza maggiore tra le creature che controlli. Diciamo che all'inizio peschi 6/7. E poi puoi lanciare una carta a costo 5 o inferiore dalla mano. Che 100% dei casi è una di queste che stappano e potenziano le creature. Vai avanti così. All'infinito, non all'infinito, vai avanti così per un bel po'. Marwyn diventa. Allora, ci sono due modi per chiudere. Uno è Marwyn diventa talmente grossa e con. Dov'è? Travolgere da attaccare e vincere. Chiaramente giochiamo Blossoming Defense per proteggerla. Altrimenti. Se non possiamo attaccare o se ci sono cose che ce lo impediscono o Marvi magari non è abbastanza grossa o cose del genere, però fa abbastanza mana. Abbiamo due balliste che le facciamo per X tantissimo, però è molto molto diciamo è proprio è molto macchinoso, soprattutto per Magic Arena. E per questo pensavo di specialo rosso per giocare Banefire. Alla fine Specialo Rosso non è quasi indolore, perché basta giocare al posto degli elfi di Llanowar, gli elfi che usano l'energia, anche se costano uno in più, tanto non ci interessa che costino uno. Marwyn deve entrare di. Cioè, giocare Marwyn di secondo è molto rischioso ed è difficile, cioè non ha sempre senso farlo. E
E poi si possono giocare o gli Aetherab o le terre che chiaramente le Checkland, rossoverdi. Quindi, e queste sono le terre, questi qua che scryano, questi che pescano, questa per trovare Marwyn essenzialmente, questa per prendere in mano le cose dal cimitero insieme a lei. E insomma, questo è il mazzo. Io una partita gliela faccio. Così vedete com'è, più che altro. No, cosa gioco agonistico, veloce. Marwyn. Perfetto. Vediamo. È il brutto del mazzo che chiaramente se gira, figata. Altrimenti, insomma. Roscoe Jones. Poi ditemi anche voi come vi sembra. A me, secondo me nella versione con il rosso diventa molto più forte. Allora, gioco per primo. Ho questa mano che non mi piace. Però questa... No, la tengo. La tengo. Entra tutto tappato, ma lo tengo. Sperando che... Perché ho questo, è l'unico motivo per cui la tengo. Ok, e partiamo con lei. Fine turno. Questo è veramente un... Oddio, mono verde pure lui. Oh, perfetto, impulso. Sì, impulso. Terra. Gioco la terra. Fine turno. Chiaramente gioca cose per trovare creature, per trovare Marwyn, chiaramente. Facciamo un deserto così. Ok, mi piace che lui non stia giocando nulla. Va bene. 4 turni, abbiamo 4 turni di vita. Probabilmente di meno. Ok. Tanto il Fodilanova non bloccherebbe, quindi giochiamo questa. Poi usiamo il monumento. E il brutto è che dobbiamo trovare anche Rishkar. Passo il turno. Vediamo. È un po' così, giocandolo. C'è da imparare a giocarlo su Arena, perché è veramente risicato il tempo che ti danno per fare le cose. Oh, ciao. Aiuto. No, mi sa che è un po' troppo pesante qua la situazione. Va bene. Ai. Usiamo questa. Ok. Marwyn. Deserto un po' chiodo, un po' tanto chiodo, però speriamo non abbia qualcos'altro e dopo possiamo provarci, però dobbiamo che non abbiamo Rishkar, quella è la cosa brutta, dobbiamo sperare di pescarla dopo, non abbiamo neanche niente che profetizza. No, in realtà, vediamo. Potremmo fare Marwyn abbastanza grossa per fare una ballista abbastanza grossa da uccidere il campione. Quello sì. Adesso vediamo. Basta che abbia una Blossoming e perdiamo. Quello è il fatto. No, addirittura la rimozione. No, niente. Va bene. No, con questo non potevamo fare niente. Aia. No, no, adesso rigiochiamo. Tanto durano così, le partite. Non è... È un mazzo più per... L'ho fatto per sfizio, perché avevo praticamente tutto. Avevo già praticamente tutto. E... quando parte è veramente bello.
È l'unica. Poi a me piacciono queste cose un po' complesse. Vediamo, speriamo in bene. Purtroppo abbiamo trovato. Abbiamo la mappa però. Abbiamo la mappa. Abbiamo la competenza. Questa la terrei. Bisogna sempre sperare che l'altro non sia super, iper veloce. Ma con il spacciato rosso, secondo me, è molto più solido. Cioè, più che altro la win condition è molto più solida. Hello. Ci siamo. Ok. Vediamo un po'. No, basta mon verde. Disse il giocatore che gioca mono verde. Mi verrebbe quasi a fare ballista e spararlo. E mi sa che lo faccio. Lo faccio. Mi sa che ha senso. Che poi mi gioca il 5-4 immediatamente. O meglio, no. Facciamolo. Usiamo come rimozione. Boom. Vediamo se è stata la scelta giusta. Magari non ha neanche terre. No, dubito che abbia tenuto con una terra un elfo di Lannor. Ok, non aveva giocato e io ho pescato terra. Che è una cosa molto buona e giusta per attivare mappa del tesoro subito. Cioè subito nel suo turno. Passa turno. E poi aspetta, mi tengo l'upkeep. Buono, 5-4. No? Incredibile. Bello, mi piace. Non è quello che ci serve. Prima dell'acquisizione lo farei. Va bene. Un altro scry gratis più terra ci sta. Sono d'accordo. No. Proviamo a vedere qua. What? what? Ok. Questa mi piace. No, non mi. No, sì, no, dovevo farlo. Dovevo farlo, ho sbagliato. Ho sbagliato. Cosa ne fa questa cosa? Va bene. Questo è un mazzo base, però non. Tanto perderemo, sicuro, proprio matematico. Però volevo farvelo vedere, anche perché. Nel senso non lo troverete la lista su internet, ma poi non penso lo vedrete giocato da qualche parte, ecco. Diciamo così, gioca Nissa. Questo è un problema. Questo è un grosso problema. Aiuto. Abbiamo 2 turni di vita. Seriously? Allora, attiviamo. Marwen, dove sei? Ok. Mio turno. Prima dell'acquisizione peschiamo. No, tanto posso farlo quando voglio. Non ha senso. Niente. Principale. Giochiamo terra e peschiamo di tesoro.
Marwen, Marwen, dove sei? Hello? Questo qua ci conviene farlo adesso, perché così possiamo giocare Marwen. Sì, più che sì, vai. Tanto il mana ne abbiamo fin troppo. Oh, no, 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 elfo di Ragnovar, no. Butto elfo di Ragnovar. Questo, vabbè, sarà il nostro parino, elfo di Llanowar. Non riusciamo a uccidere proprio, no, non ha senso neanche provarci. Ok. Quante carte abbiamo? Però ne abbiamo visto un bel po'. Ci serve, ma se abbiamo Marwen è fatta. Penso che non dia travolgere il gigantosauro. Uffa. Ah, ma questo sì è davvero un mazzo base. E da travolgere. No, non voglio perdere così. Please. Purisu. E i soldi, non ho modo. Che bello, come sono contento. Paghiamo comunque un danno. Sì, blocchiamo così non moriamo. Comunque dopo andremo a... No, che cacchio dico, sono stupido. No, non cambia niente. Allora non blocco. Eh no, però abbiamo perso. Non ho risposte io a quelle cose lì. E non ho modo per dare rapidità a Marwen. Dai, che fastidio. Avevo detto che perdevamo con il mazzo base. Danno. Aia. Ah no, però potremmo pescarla. Vediamo. Se siamo fortunelli. Non siamo fortunelli. Niente, no, non esiste Marwen nel nostro mazzo a quanto pare. Cioè alla fine quante ne abbiamo scragliate giù? Un bel po'. Abbastanza. Ah, è la prima volta, in tutte le partite che ho fatto anche ieri è la prima volta che non vedo proprio Marwen. Purtroppo. Potrei pescarla, ma non ha neanche senso andare avanti. Dai, facciamo l'ultima, ve lo prometto. Ve lo prometto, non vi sto prendendo in giro. È un mazzo che quando, cioè, quando vedi lei... Però devi vederla, giustamente. Dai, l'ultima partita. L'ultima partita e poi vi lascio andare, vi lascio come il professore in aula. Raffaele. E chiaramente non è un mazzo da meta, però mi divertiva molto. Scoccino, no. Questa 1. Il tuo avversario giocava prima. Tieni. Ci credo in questa mano. Va bene. Ok. Giochiamo l'impulso. Ah, buono, un elfo. Ok. No, perché volevo farla vedere in azione, ecco, è quella. Che mazzo è?
a questo punto facciamo gli elfi, che è comunque un mana in più, che non fa male. Vediamo, vediamo, dai. Sono fiducioso. Anche perché ne abbiamo due di Marwyn in mano. Però lui che gioca al blu-rosso mi piace poco. Va bene, usalo sull'elfo di là, non lo so. Va benissimo. È maghi? No, piano strategico. Cos'è? GPG. È un GPG quello UR? Non lo so, sinceramente. Allora, col fatto che ne abbiamo due in mano, possiamo permetterci di giocarla così. Già che non abbia i counter, è il brutto è che devi vedere lei, punto. Non c'è alternativa, purtroppo. Poi il mazzo ti, cioè, nel senso, sono carte che ti aiutano a farlo, però tipo anche prima le abbiamo viste tutte le carte che ci aiutavano a vedere Marwyn, poi è proprio sfiga. La sta leggendo perché non sa cosa fa, va bene. Non avevo dubbi. Io non sto capendo che mazzo sia. È uno sparo? Sembra essere quasi un burn blu rosso. Voglio vedere quante carte ha il cimitero. Opt. Non capisco. Io la rigioco. O faccio un Pulse, non ha senso. O faccio elfo più impulso. Lui ha quattro carte in mano, fa vedere qua quanti spari ha già usato. 3. Ha due shock e un colpo di fulmine, sicuramente ne avrà degli altri in mano. Facciamo allora impulso ed elfo di Lanuar. Vediamo un po'. Ok, giochiamo due elfi di Lanuar. Vediamo se sono dei para, se diventano dei parafulmini. In tutti i, cioè nel senso letterale del termine. Ok. Draghetto. Ah, ora capisco. Perché sempre delle creature che ci ammazzano in due turni? Questo un giorno lo scoprirò. Tappiamo loro, tanto. Facciamo finta di avere Blossoming. Perché abbiamo anche quella, non è che non ci sia modo. Passiamo il turno. Shock. Dimmi di no, dimmi di no, dimmi di no, dimmi di no. Opzione, va bene. Quindi è un mazzo basato su draghetto. Ci sta. Vediamo un po'. Non ho guardato. Beh no, non si è macinato ancora niente. Quello continua ad essere un 10-4. Niente. Vede tutto. Ah no, aspetta, aspetta. Possiamo salvarla, forse. Proviamo a salvarla. Proviamo. Avrà un altro sparo. Vediamo un po'. Eh sì, ma dai, me ne ho visti tutti li ha visti. Ah, e quello è un 12. E noi siamo morti. Ah, vabbè, contro un mazzo del genere effettivamente non avevamo praticamente possibilità. Perché è troppo bello, perché li ho visti. Tutti. Due shock.
Tre fulmini, due shock. Vabbò. Blossoming serviva lì, non serviva nient'altro. 13 e moriamo male. Attacchiamo. Facciamo se... Ah, così finisco la quest. Almeno quella. Vai. No, cosa? Nulla. Ok. Toh, e poi ti giochiamo pure la mappa. Basta. Ve lo farò vedere. Facciamo la prossima volta. Siamo, infatti, siamo già calati a picco. Vedo. Muoio. Comunque funziona. Ve lo assicuro. Siamo stati un po' sfigati con i matchup, secondo me. No, vabbè, la finirò più in un altro momento. Ok. Ah, che brutto. Ecco, il fatto che l'ho allargata è veramente oscena. La qualità, perfetto. Ok. Ah, basta, queste cuffie mi uccideranno. Bene, vi ringrazio. Scusate, detto dai, in tre partite una girerà, qua è quasi girato, però abbiamo beccato il mazzo con 250 spari. Quindi niente. Vi ringrazio per essere passati, vi ringrazio per avermi fatto il tifo durante il draft, perché quella è stata la parte sicuramente migliore della live. O forse il terremoto praticamente, ho sbattuto. Ok. Niente, vi ricordo che se volete supportare il canale potete fare la sub, anche la sub di qua, se si è spostata con l'ultimo aggiornamento. Potete farla anche utilizzando Twitch Prime. Seguite la pagina Facebook dove ci saranno spoiler. Mister Panda, grazie mille del follow. C'è la pagina Facebook dove metto le traduzioni delle storie, alcuni articoli, gli spoiler, cose varie. E poi c'è il link di YouTube dove metto, da d'ora in poi mi sono dato la regola di mettere le live con regolarità e non dopo anni o mi dimentico e cose del genere, quindi le ritroverete eventualmente sul canale di YouTube. C'è il link delle donazioni se volete. E basta così. Vi consiglio, dato che vedo che è andato live prima, di seguire adesso la live di Draivano, che anche lui ha appena iniziato, ha iniziato a fare quasi esclusivamente, penso, su Twitch Magic Arena. Tra l'altro gestisce, penso, anche la pagina MTG Wiki Italia, quindi andate a vederlo. E non so se posso mettere, perché so che esistono i raid, ma non ho la più pallida idea di come funzionino. Quindi non lo so. Non è tipo slash raid il nome del canale. Diciamo che la prossima volta me lo imparo. Intanto vi lascio il link, che è codesto. Insomma, fa sempre bene. Hello. Hello. Sì, io effettivamente sto usando la tastiera del fisso quando in realtà dovrò usare quella del portatile, quindi mi faccio i complimenti per la... Questo è il link del suo canale, se volete fare un salto. Tra l'altro, qua vedo, noto che cose sono successe. Sono successe perché ho due. C'è qualcosa di strano in tutto ciò. Perfetto. Detto ciò,
Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo martedì prossimo. Penso non farò arena, o vediamo, o al massimo un po' di meno, perché volevo un po' variare, volevo tornare alle mie vecchie cose e soprattutto sto pensando di rinnovare più o meno tutto qua. Anche cambiare la posizione, vedere un po', fare delle prove questo weekend per pompare un pochino il canale. Quindi insomma, ci saranno più o meno grosse novità nel vicino futuro. Grazie ancora a tutti, buonanotte, ci vediamo martedì qua su Twitch, tutti i giorni sulla pagina Facebook, che bene o male qualcosina pubblico sempre, anche se non c'è niente da tradurre effettivamente, perché è giusto così. Quindi ciao a tutti, buonanotte e a presto. Ciao!